ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo episodio di The Sims. Nella scorsa puntata il commento che ho ricevuto più like è stato quello di Gaia Kawaii, che mi scrive: per il prossimo episodio potresti fare queste cose. Fai rimanere incinta Emma, fai adottare a Emma un neonato, che è una cosa che non hai mai fatto e la trovo una cosa interessante. È vero, sicuramente lo farò. Fai passare l'età a Sofia e creale un ragazzo, fai una grande festa, che è quello che faremo in questo episodio, con tutta la famiglia di Natale a casa di Jessica, dato che la prossima domenica sarà Natale. Fai venire pure Emily e Francesco. Come ultima cosa mi chiede: prima che Tommy ed Emily litigano di nuovo, falli sposare e fagli avere un altro figlio. Lo so che sono tante richieste, ma ti prego falle, da tanto tempo che te lo chiedo. Mi saluti, ti adoro. Certo che ti saluto, grazie mille Gaia per seguirmi sempre, ti mando anche un grandissimo bacione e buon Natale. Allora, la cosa che voglio fare in questo episodio è quella di fare il cenone, il pranzo di Natale con tutta la famiglia. Quindi la prima cosa che faccio è quella di andare a posizionare in un quartiere un ristorante, perché voglio mandarli tutti al ristorante in questa puntata. Quindi vediamo un po' cosa possiamo scaricare. Sono già andata a selezionare il ristorante come tipo di lotto e ovviamente dedicato al Natale. C'è questo, che è un ristorante, sì, però mi sembra forse un po' piccolino. Vediamo che altro c'è. Questo mi piace molto, l'ho già salvato nella mia galleria, l'ho già salvato, sì, infatti. Ed è questo, è un ristorante, ci sono i posti a sedere sia da questa parte che da questa, e mi piace molto il fatto che sia diviso in due strutture. Questo misura 50x40, io quasi quasi direi di andare a collocare questo lotto. Colloca il lotto, dove possiamo metterlo? Allora, qua non c'è spazio, cioè potremmo metterlo qua, ma non voglio eliminare il parco, quindi proviamo a metterlo o a Winterburg, vediamo se c'è qualcosa. 50x40, però non c'è posto. Proviamo a Newcrest, vediamo. No, sono tutti piccoli, l'unico è questo. Dovremmo eliminare però la piscina, vediamo qui se c'è qualcosa. No, mi sa che sono tutti troppo piccoli, da anche qua nel nuovo quartiere. Mi sa che non c'è spazio, infatti dovremmo eliminare cose che ci sono già e mi dispiace. Proviamo l'ultimo quartiere, questo qui, altrimenti vado a eliminare la piscina, che non è il periodo adatto. Quindi direi di collocarlo, no, non era qui, ma era a Newcrest. Direi sì, di togliere la piscina e di collocarlo qua. E ammobiliato, sì. Ok, l'abbiamo posizionato. I tratti del lotto sono cucina dello chef, quindi sicuramente si mangerà molto bene, conviviale, e poi probabilmente ci saranno degli gnomi. Poi sono andata a scaricare anche questo, che fa parte del gioco, e l'ho messo qui. Quindi magari in questo episodio visitiamo questo, poi magari andremo anche qua, non lo so, vediamo. Però prima di far questo volevo andare da Jessica a Winterburg, visto che ancora questa loro famiglia non conosce Francesco. Quindi prima mando Jessica a casa di Emily, così conosce Francesco e così dopo può organizzare il pranzo di Natale e invitare tutta la famiglia, compreso Francesco, Emily e Tommy. Ed eccoci qua. In realtà non siamo a casa di Jessica, ma siamo in palestra. Ebbene sì, ho fatto venire Jessica e Mark ad allenarsi un pochettino in questi giorni, perché in realtà ne hanno un po' bisogno. Quindi direi di andare a casa di Emily, però prima annunciamo l'apparizione presso la palestra, così riceverà un po' di follower. Ogni volta che si tagga in un nuovo posto riceve sempre un sacco di follower. Perfetto, Jessica ha guadagnato 90.000 follower e ora ne ha in tutto 1 milione. Ma vediamo se ha superato il suo. Sì, ottieni 1 milione di follower per avere la promozione, fantastico. Adesso deve andare a casa di Emily, quindi viaggia e andiamo magari con Mark. Ok, quindi andiamo a San Misciuno e andiamo nell'appartamento di Emily e Tommy. Ma guardate chi c'è qua, Gioia. Comunque bussa alla porta, vediamo se ci risponde qualcuno. Entra pure, perfetto. Quindi direi subito di
presentarci con Francesco. E presentazione divertente. Facciamo parla del giorno. E poi, visto che sono le 8 di sera, direi di organizzare il viaggio. Quindi viaggio e andiamo con Mark, con Emma, con Emily, con Sofia, con Tommy, con Leonardo, con Francesco. Ok, abbiamo invitato tutti, quindi direi di andare, vediamo se vengono con noi. Ok, Tommaso al momento non può venire, però magari lo invitiamo quando siamo nel ristorante. Era Newcrest, il ristorante, esatto, eccolo qua, e andiamo. Ho provato a farli andare in questo lotto, ma effettivamente mi dava problemi, cioè non si sedevano al tavolo, quindi proviamo con quello ufficiale del gioco e andiamo. Ok, è tardissimo perché sono le 11 di sera, però vabbè, chiediamo un tavolo ugualmente, anche se è molto tardi, per cenare e per festeggiare questo Natale, però fa niente, dai. Sono tutti vestiti da festa, tutti molto eleganti. A parte Emma, perché è vestita così Emma? Cambiati d'abito. Amichevole, chiedi di vedere l'abito e l'abito da festa. Stanno andando a sedersi a tavola, peccato però che i tavoli non sono tutti attaccati, cioè non bastano per tutti i posti, quindi sono un po' divisi. Ecco il tavolo, buon appetito. Grazie. Comunque, da quando ho scaricato altro materiale personalizzato, mi sono accorta che il gioco va ancora più a scatto. Questa cosa non mi piace, quindi stavo pensando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se come idea vi può piacere di togliere, di giocare senza il materiale personalizzato. Quindi quando gioco a The Sims vado a eliminare il materiale personalizzato, cioè lo vado a disattivare, mentre invece potrei fare qualche puntata, qualche episodio dove vado a arredare una casa, una stanza con il materiale personalizzato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace questa idea o se preferite invece vedere il gioco giocato con il materiale personalizzato, anche se va un po' più a scatti. Io ultimamente non lo sto più sopportando, però fatemi sapere quello che preferite. Adesso, fatto questo, alla buon'ora, quasi mezzanotte, potremmo anche magari ordinare qualcosa da mangiare. Ok, vediamo se possiamo ordinare. Ristorante, ordina per il tavolo. Chiedi di riferire l'insulto allo chef? No, ordina per il tavolo. Come bevanda cosa possiamo ordinare? Io direi dell'acqua per tutti, un bicchiere di acqua per tutti. E poi direi di ordinare questo vino dello chef a quasi a tutti. Sì, dai, per tutti, tranne ovviamente per Sofia che è ancora una bambina. E magari a Sofia possiamo ordinare, non c'è, succo con ghiaccio, vediamo. Ok, c'è soltanto questo, quindi lasciamo soltanto l'acqua per lei. Poi antipasti, salumi con frutta, lattuga, spezzatino di carne stagionata, gelatina di frutta, petali d'amore di pancetta saporita. Poi portate principali cosa abbiamo? E tacco spaziale con tuorlo d'uovo perlato, trio di pesce, punta di petto, tagliolini di barbabietola, involtino, gambero. Ci sono davvero un bel po' di cosine. Direi di ordinare il gambero per Jessica. Il trio di pesce artigianale magari lo ordiniamo per Emily. Poi il petto lo ordiniamo per Tommaso e per Mark, anche Sofia perché ancora non ha preso niente. Poi il tonno lo ordiniamo invece per Emma e basta, ok, per Emma. Quindi abbiamo ordinato tutto per il dessert, magari quello lo possiamo vedere dopo. E spendiamo 169 simoleon, dai, ci può stare. Confermiamo. Mark, perché non vieni qua a sederti?
siediti e chiacchiera un po' magari con Tommaso. Prendi la torta, disegna sulla tovaglietta, magari no. E buffo, racconta una storia buffa. Non so fino a dove ha registrato perché si è interrotta la videocamera, mi sono accorta soltanto adesso. Comunque, se non si fosse visto, ho ordinato il cibo per tutti, adesso lo stiamo aspettando. Sofia, magari conosci meglio Leonardo, amichevole, chiedi della sua giornata. Poi, complimento. Mark invece con Emily è amichevole, chiedi della sua giornata. Con Tommy invece facciamo chiedi della carriera. E con Emma buffo imita il capo. Mark appena, ha appreso che Tommaso è assistente dello spogliatoio presso l'altra squadra sportiva. Esatto, vediamo quando, fra quanto arriva il cibo che lo stanno preparando. Qua c'è la cucina. E invece qua c'è un altro, un'altra zona dove potersi sedere con dei divanetti. Ecco qua, hanno portato da mangiare, grazie mille. Vediamo. E mangia ed esamina cibo sperimentale, scatta una foto del cibo sperimentale, mangia e invece Jessica direi di scattare una foto. E scatta una foto, vediamo. Jessica ha scattato una foto a un piatto sperimentale, la puoi trovare nel suo inventario. Ok, poi magari tagghiamoci anche qua, quindi annuncia l'apparizione. I piatti però sono fatti davvero molto bene. Magari Jessica intanto chiacchiera un po' con Emily. Buffo, aneddoto divertente. Ok, sono andata a avvicinare i tavoli così almeno possono chiacchierare un pochettino meglio. E Jessica però torna a sederti al tuo posto. Mamma mia, sono le 3 di notte, tardissimo. Possiamo chiedere qualcos'altro? Vediamo. Ristorante, termina il pasto e paga il conto. Ordina per il tavolo. Visto che hanno finito praticamente quasi tutti di mangiare, direi di ordinare il dolce perché ci sta sempre il dessert. Abbiamo torta di bacche verticale al latte ai vegetariani con chiglie marine alla vaniglia e caviale al cioccolato, blocchi di cocco cristallizzati. Io direi con chiglie marine alla vaniglia per Emma, Sofia, Mark e Emily, mentre per Jessica, Leonardo e Tommaso i blocchi di cocco cristallizzati. Perfetto, tutti hanno il dolce, quindi ordiniamo anche quello. Jessica è molto a disagio perché deve andare in bagno, che non c'è un bagno qua da qualche parte dove poter andare. Vediamo, probabilmente al piano di sopra. Esatto, esatto. Se la stanno facendo tutti sotto, anche Leonardo. Eccolo, è arrivato il dolce. Gli oggetti sul tavolo impediscono che cibo e bevande vengano serviti. Libera il tavolo per ricevere quel che hai ordinato. Ripulisci. Ok, dobbiamo farlo noi. Va bene, ripulisci. Ripulisci. Ah, ma potevamo prendere anche la torta. Prendi la torta. Torta di fragole, torta bianca, torta al formaggio, torta al cioccolato, torta a strati. Prendiamo anche la torta a strati perché sono curiosa di vedere com'è. Ah, eccola qua, raccogli la porzione in pacchetta, aggiungi le candeline, prendi un pezzo insieme. Anche se abbiamo ordinato il dolce, però anche una fetta di torta ci può stare per festeggiare il Natale. Ecco qua, tutti hanno preso la loro fetta di torta. Manca però, perché Emily sei vestita in questo modo? Perché?
Perché? Tra l'altro anche Emma è ingrassata parecchio, non l'ho più mandata in palestra e avrebbe anche bisogno di farsi un bagno perché non profuma proprio. È tardissimo, non fate caso all'ora, però in realtà è veramente tardi, quindi direi di terminare. Termina il pasto e paga il conto. Aspetta che quanto ordinato venga servito, infatti perché non ce l'hanno ancora portato, però vabbè. Il ristorante si augura che il pasto sia stato gradito, sono stati addebitati automaticamente dei simoleon dai fondi dell'unità familiare. Perfetto, quindi a questo punto andate tutti a casa. Sono tornati a casa, hanno terminato la cena di Natale, sono le 9 del mattino, cioè praticamente hanno fatto mattina, però c'è Mark che è molto infuriato. Coniuge flirtante. Il coniuge di Mark stava flirtando con un altro sim. Hanno fatto qualcosa alle sue spalle. Cioè Jessica ci ha provato con qualcun altro. Poi deve andare in bagno. Ha bisogno di dormire. Quindi povero Mark. Prima di tutto direi di andare in bagno. Ok. E poi vediamo dov'è Jessica. Jessica ha ricevuto la promozione, però deve andare a lavoro, quindi io direi di prendere le ferie pagate. Jessica è stata promossa a Star Online, finalmente guadagnerà 122 simoleon in più all'ora, che è tantissimo, per un totale di 278. Ha anche ricevuto il seguente bonus, 498 simoleon di bonus, poi il rifugio autografato, sim per sempre autografato, sport incredibile autografato, quindi di vari giochi all'autografo, trasmette in streaming dei videogiochi. Il suo prossimo turno è mercoledì alle 10, lavora il lunedì, il mercoledì e il venerdì, cioè tantissimi giorni di riposo, e lavora soltanto 4 ore, dalle 10 alle 2. Bene, complimenti Jessica, complimenti. A questo punto però direi Mark, visto che sei molto infuriato, vieni qua e svegliala e cerchiamo di capire che cosa sia successo. Tra l'altro è sonnissimo perché è stanchissimo, poi dovrebbe andare a lavoro, però direi di prenderci le ferie pagate. E prenditi un giorno di vacanza. Vediamo se si sveglia. Perfetto. E poi facciamo fai fuoco e fiamme. Altre scelte. Perfido, vediamo. Insulta al viso, insulta. Divorzia. Critica, disputa della carriera, disputa di generalità, di politica, no. E altre scelte. Urla, tratta freddamente. Rimprovera, esatto, rimprovera aspramente, vediamo un po', perché ha decisamente sbagliato Jessica, io non mi sono nemmeno accorta di questo però. E vediamo lei cosa può fare, vediamo, scusati a letto, dai, scuse eleganti. Ok, gli è già passata, sembrerebbe di sì. E poi chiudiamo l'episodio. Bene, dai. Direi che come festa di Natale alla fine non è stata affatto male. Hanno festeggiato insieme, anche se mancava Francesco perché non è potuto venire. Adesso loro si riposano. Poi farò riposare anche Sofia una volta rientrata a casa da scuola. E nei commenti fatemi sapere se la proposta che vi ho fatto prima vi può piacere, quindi quella di giocare senza materiale personalizzato e di utilizzarlo soltanto quando arredo le case. E niente ragazzi, io spero che l'episodio vi sia piaciuto come sempre, se è stato così vi invito a mettere un bel pollice in su e ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. E vi auguro un buon Natale a tutti, buone feste, passatele bene con la vostra famiglia. E di nuovo vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!